Ben ritrovati su Euronews Sera, non solo Europa è nel nostro giornale. Ecco i principali titoli. Elezioni europee il giorno dopo. Iniziate le grandi manovre dei gruppi tradizionali che perdono la maggioranza nell'Europarlamento. Donald Trump in Giappone incontra il premier Shinzo Abe. Parlano di spazio e difesa. FCA si fonde con Renault? Da Fiat Chrysler la proposta di un'aggregazione delle rispettive attività. Alle elezioni europee i partiti sovranisti e populisti sono avanzati meno del previsto, mentre i blocchi tradizionali di centrodestra e centrosinistra hanno perso voti a vantaggio dei liberali e dei verdi. Cosa accadrà adesso? I gruppi tradizionali hanno già avviato le consultazioni. I liberali dell'ALDE saranno veramente l'ago della bilancia. Alleanza antisovranista cercasi. La mappa del nuovo Parlamento europeo, in cui i grandi perdono, i populisti non sfondano e verdi e liberali balzano in avanti, lascia spazio a equilibri variabili. Numeri e programmi alla mano, tra le forze europeiste già impazza il toto alleanze. Il capogruppo dei liberali di ALDE, Guy Verhofstadt, sostiene di guidare il gruppo che sarà l'ago della bilancia. I due partiti tradizionali, i socialisti e i popolari, non hanno più la maggioranza. Questo significa che nessuna solida, sottolineo solida, maggioranza europeista sarà possibile senza la partecipazione del nostro nuovo gruppo centrista. Manfred Weber, candidato alla Commissione per i Popolari, crede sia necessaria una grande alleanza. Quelli che vogliono un'Europa più forte si devono unire. Per questo rinnovo il mio invito ai socialisti, ai liberali e ai verdi, perché numeri alla mano anche i verdi sono i vincitori di questa giornata elettorale. Sono possibili partner. Penso dovremmo sederci a un tavolo e definire il mandato per i prossimi 5 anni. Nonostante la soddisfazione per i risultati, i verdi preferiscono non correre. È ancora troppo presto per parlare di coalizioni, non sappiamo neanche come saranno composti i gruppi, è difficile al momento. Molti gruppi parlamentari cambiano conformazione ogni minuto, non sappiamo ancora chi li comporrà, quindi per il momento ci dobbiamo concentrare sui cambiamenti che gli elettori ci hanno chiesto di fare. Fuori dal Parlamento i socialisti salutano il loro candidato alla Commissione, Frans Timmermans, che indica la strada dei negoziati. La mia gratitudine per voi stasera è immensa. Vi garantisco che lotterò per trovare una maggioranza progressista al Parlamento che porti avanti la lotta ai cambiamenti climatici e all'ingiustizia sociale. Troppo presto per dire quali e come queste dichiarazioni di intenti si concretizzeranno, ma una cosa è certa, le grandi manovre sono appena iniziate. Conferme e sorprese nel nuovo puzzle del Parlamento europeo. A conservare la maggioranza relativa è il Partito Popolare Europeo con 182 seggi. In calo rispetto al 2014, ma pur sempre il partito più votato. I socialdemocratici rappresentano ancora una fetta importante del Parlamento con i loro 147 seggi. Tra i 751 eurodeputati, 109 siedono nel gruppo dei liberali dell'ALDE, sicuramente un ago della bilancia fondamentale nelle prossime trattative. Rispetto al 2014 perdono consensi popolari, socialdemocratici e conservatori. In ascesa ALDE e Verdi. Grazie ai risultati in Germania, Francia e Irlanda, i Verdi guadagnano 69 seggi, il loro miglior risultato di sempre. Da valutare poi la possibile creazione di un nuovo gruppo cosiddetto sovranista, formato da Salvini, Le Pen, Farage. Vincono ma non sfondano a livello europeo i partiti sovranisti. Uno dei maggiori successi lo ottiene Marine Le Pen in Francia con il suo Rassemblement National che finisce primo partito, una consultazione che la leader dell'ex fronte nazionale aveva cercato di trasformare in un referendum pro o contro il presidente Macron e in una rivincita delle presidenziali di 2 anni fa.
Le Pen ha comunque chiesto a Macron di sciogliere le Camere pur non arrivando a chiederne le dimissioni. È indubbio però che questo risultato in Francia suoni come un campanello d'allarme per l'esecutivo e per lo stesso presidente. Marine Le Pen ha intenzione di rafforzare le sue alleanze a livello europeo, ad esempio con Matteo Salvini, grande vincitore di queste consultazioni in Italia, come era in fondo previsto. La Lega veniva da risultati molto modesti 5 anni fa. È probabile che questo risultato possa avere adesso delle ricadute in ambito nazionale e sulla tenuta dell'esecutivo con i 5 Stelle. Sorpresa PD, che supera proprio i grillini e diventa seconda forza. Grande vincitore e mal di testa per i popolari europei, il premier Viktor Orban. Il Magiaro ha superato il 50% dei consensi, staccando tutti gli altri avversari. Resta da vedere se resterà nel gruppo dei popolari o andrà a rimpinguare le fila del gruppo euroscettico, come molti si attendono. Conferme anche per il partito sovranista in Polonia, mentre non sfonda in Germania, alternativa per la Germania, che invece appare ridimensionata. Come in Austria, la FPÖ quasi certamente paga i postumi dello scandalo di corruzione che ha portato alle dimissioni del vice premier austriaco Strache. Il mancato exploit dei sovranisti a livello europeo rassicura i mercati, che scommettono sulla stabilità delle istituzioni e delle politiche economiche. Ma in Italia l'annuncio di un'imminente richiesta di chiarimento dall'Unione sul debito rovina la giornata a Piazza Affari, facendo impennare lo spread. Sui mercati finanziari prevale la stabilità. L'ala euroscettica non sarà così forte nell'Europarlamento e questo significa che le fazioni europeiste, quelle già presenti in Europa, avranno un ruolo ancora più centrale. Quello che è chiaro è che ora i politici dovranno prendere in mano il futuro dell'Europa e dimostrare agli Stati Uniti e alla Cina che il vecchio continente può competere sul mercato globale. Fa eccezione Milano, che dopo un inizio brillante ha girato in negativo, a pesare le notizie da Bruxelles, cui ha fatto eco un'indiscrezione dell'agenzia Bloomberg, che ipotizza per l'Italia una multa in arrivo da 3 miliardi e mezzo per mancata riduzione del debito. Come sono andate le europee oltre Manica? Il Regno Unito doveva essere già fuori dal club comunitario e la Brexit una cosa quasi dimenticata. E invece no. Londra è ancora nell'Unione e di fretta e furia ha dovuto organizzare le elezioni. Il giovane partito della Brexit di Nigel Farage è il vincitore delle europee oltre Manica con il 31,7% dei voti. Un risultato non del tutto inatteso visto il clima di rabbia e delusione per l'incapacità della Premier Theresa May di far uscire il paese dall'Unione Europea. Pesante sconfitta per i due partiti tradizionali con i conservatori all'8,7% e i laboristi al 14%. Una notte terribile per il partito conservatore, ma guardate anche i laburisti. Questo è un grande, grande messaggio, un grande campanello d'allarme per Westminster. Lo ascolteranno? Il leader del Brexit Party ha rivendicato il messaggio dell'elettorato britannico chiedendo un posto al tavolo dei negoziati con Bruxelles. Vogliamo uscire dall'Unione entro il 31 ottobre, senza ulteriori rinvii, ha dichiarato. Alle spalle del partito pro-Brexit si piazzano i liberal democratici che scavalcano il Labour Party, molto bene, anzi anche meglio dei Tories, i Verdi. Un risultato che mette pressione quindi ai conservatori perché trovino in fretta un accordo sul divorzio da Bruxelles. Non navigano in buone acque neanche i laburisti, con i loro sostenitori che continuano a chiedere a gran voce un secondo referendum. Il Regno Unito avrebbe dovuto lasciare già il 29 marzo, ma resta membro dell'Unione Europea e i suoi politici stanno ancora litigando su come, quando o anche se il paese se ne andrà. Oltre alle europee, in Romania si votava anche per un referendum consultivo. Due quesiti su amnistia e grazia per reati di corruzione. Il paese detiene la presidenza di turno dell'Unione fino a giugno. Liviu Dragnea, leader del Partito Socialdemocratico e presidente della Camera dei Deputati rumena, è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere per abuso d'ufficio. Confermata dunque in appello la sentenza del giugno scorso per una vicenda di appropriazione indebita di fondi pubblici. Per Dragnea si sono aperte le porte del carcere. La bufera politica ha anche ribaltato i rapporti di forza. Il partito di governo è stato infatti sconfitto alle elezioni europee con il 25% delle preferenze e un calo di 13 punti percentuali.
Oltre al voto per il rinnovo del Parlamento, i rumeni si sono espressi nel referendum antigovernativo su giustizia e anticorruzione. Migliaia di persone in fila, anche all'estero, in particolare presso le ambasciate a Londra e Bruxelles, per l'ultimo affondo all'uomo forte della Romania. Insieme, ma in ordine sparso. La convivenza è difficile, il risultato elettorale in Belgio lo conferma. Dalle urne emerge un quadro frammentato con un dato su tutti. I separatisti fiamminghi si sono aggiudicati 43 seggi nel Parlamento federale, mentre il partito di estrema destra, Vlaams Belang, è salito a 18 dai 3 della passata legislatura. Le forze di centro-sinistra e centro-destra più tradizionali hanno perso terreno, mentre in Vallonia, la regione meridionale economicamente più debole, i Verdi e il partito di sinistra PTB hanno visto aumentare il loro sostegno. Mi aspettavo questo risultato, soprattutto dopo quello che è successo l'anno scorso, quando ci sono state molte lotte all'interno del governo. Le Fiandre si battono per le Fiandre. Penso che sarà difficile perché ci sono molte persone con opinioni diverse, soprattutto nella parte meridionale del paese. Quindi io credo che in realtà si tratti di due paesi sotto un'unica bandiera e penso che dovrebbero fare in questo modo, fare uno Stato confederale dove c'è la parte settentrionale che ha la propria opinione e la parte meridionale con la sua. Certo in un solo paese, ma bisogna dare parola a tutti. Trovo che sia un peccato, siamo lo stesso paese ma abbiamo idee così differenti. Mi rattrista, ho visto che i risultati erano molto diversi nelle Fiandre, speravo che il partito dei Verdi ottenesse più voti. Belgio diviso dunque con l'ondata separatista fiamminga cresciuta alle elezioni nazionali che renderà la formazione di un nuovo governo federale un compito tortuoso. In Austria vince le elezioni ma non passa la mozione di sfiducia in Parlamento. Sebastian Kurz è il primo capo di governo cui tocca questa sorte nella storia moderna del paese. Fine della corsa per il governo di Sebastian Kurz in Austria. Proprio all'indomani del successo elettorale in Europa, dove i popolari del Volkspartei hanno surclassato gli avversari sfiorando il 35%, il cancelliere subisce in patria il primo voto di sfiducia mai approvato nella storia del paese. Fino a pochi giorni fa l'obiettivo era quello di porre fine alla mia presidenza, una tattica forse comprensibile, ma far cadere l'intero governo penso che nessuno capirà in questo paese, oltretutto quando mancano poche settimane alle elezioni anticipate. Un voto anticipato voluto dallo stesso cancelliere in seguito all'Ibiza Gate, lo scandalo che ha coinvolto gli ex alleati di governo, gli ultranazionalisti dell'FPO. La mancanza di fiducia è dovuta agli accordi irresponsabili a cui è stato sottoposto lo Stato, ha detto la presidente del Partito Socialdemocratico, Pamela Rendi-Wagner, annunciando la mozione di sfiducia. Il governo austriaco cade così, dopo un anno e mezzo dall'elezione di Kurz, ma non è detto che per il cancelliere sia un male. Dopo essersi liberato dallo scomodo alleato di estrema destra, che ora gli ha anche votato contro, e il tentativo di un governo di minoranza, l'esponente dei popolari austriaci potrà provare a capitalizzare il suo successo europeo. In visita in Giappone, il presidente americano Donald Trump incontra il premier Shinzo Abe. Alla fine del bilaterale, Trump si dice sicuro che i due paesi andranno sulla Luna e su Marte molto presto. Donald Trump è in Giappone per una 4 giorni di visita durante la quale ha incontrato anche il primo ministro Shinzo Abe. Tra i temi discussi dai capi di Stato, la Corea del Nord e le relazioni commerciali tra i due paesi. Sul tavolo anche la spinosa questione dell'Iran. Per i media nipponici il premier Abe dovrebbe partire a Teheran il mese prossimo per provare a fare da mediatore. Credo fermamente che l'Iran voglia trovare un accordo, ha dichiarato il presidente statunitense. E penso che sia molto intelligente da parte loro. Non vogliamo un cambio di regime, sia chiaro, ma la denuclearizzazione. Prima del bilaterale con il premier, Trump si era visto con il neo imperatore Naruhito, in carica dal 1 maggio dopo l'abdicazione del padre. L'inquilino della Casa Bianca aveva definito un grande onore essere stato il primo leader al mondo ad aver incontrato l'imperatore. FCA si fonde con Renault? L'ipotesi di un accordo potrebbe portare ad una radicale trasformazione dello scenario automobilistico europeo e addirittura.
Fiat, Chrysler e Renault procedono a una maxi fusione che punta a dar vita a uno dei giganti globali dell'auto, con un fatturato da 170 miliardi di euro e 8,7 milioni di veicoli l'anno. L'aggregazione non prevede la chiusura di nessun impianto. La società risultante dalla fusione sarà detenuta al 50% dagli azionisti di FCA e al 50% dagli azionisti di Renault Group. Con una struttura di governance paritetica e una maggioranza di consiglieri indipendenti. Il portafoglio di marchi fornirebbe una copertura completa del mercato dal segmento luxury fino al mainstream, con la prospettiva di allargare la fusione anche a Nissan e Mitsubishi. Durante la mattinata il titolo FCA in borsa è stato sospeso per eccesso di rialzo. Il governo francese si dice favorevole alla fusione, mentre per la maggioranza di governo italiana parla il presidente della Commissione Bilancio Claudio Borghi, secondo il quale è un'anomalia da tenere d'occhio il fatto che lo Stato francese abbia una partecipazione del 15% in Renault. Euronews Sera finisce qui. Ci rivediamo domani. Grazie per essere stati con noi.